Oltre al tribunale, Sala Consilina non vuole farsi scappare la sede del distretto sanitario. Dall'altra parte, Sant'Arsenio accoglierebbe gli uffici nella struttura dell'ex ospedale con la sicurezza di poter contare sulla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso del centro salese, il più popoloso della zona. Guerra tra centri del Vallo di Diano, facile a pensare che si tratterebbe di un derby per ottenere la titolarità di un centro decisionale distrettuale. Le opinioni in merito si sprecano, i punti di vista vanno interpretati e le riunioni possono essere una soluzione per cancellare eventuali attriti. Ma quando la magistratura interviene, è il fallimento della politica? Domanda girata al consigliere regionale Donato Pica, in un'intervista rilasciata alla nostra redazione, di cui vi proponiamo un'anticipazione nel nostro telegiornale. Io sono convinto che l'argomento debba essere ripreso, l'ho già detto al presidente della conferenza dei sindaci del distretto, di convocare un incontro ad hoc che serva anche da momento di precisazione e di chiarimento, perché a me risulta che l'amministrazione comunale di Sant'Arsenio non è pregiudizialmente contraria ad una discussione, però è chiaro che la discussione deve essere fatta su un piano di pari dignità, per cui se si discute del distretto e poi si trova una condivisione, si deve discutere contemporaneamente dell'ospedale di Sant'Arsenio e trovare a questa struttura una destinazione degna e convincente.